Hai mai sentito dire che le vespe muoiono quando pungono? Te lo svegliamo in questo video di Ecologia Verde. Le vespe muoiono quando pungono o no? Il loro corpo è diviso in tre parti distinte: la testa, il torace e l'addome, coperto da un esoscheletro di chitina. L'esoscheletro dell'addome è diviso in diversi segmenti, e nell'ultimo si trova l'apparato velenifero. Questo apparato ha due organi associati, da un lato le ghiandole produttrici di veleno e dall'altro un organo inoculatore che trasporta le sostanze velenose. Nelle vespe, questo organo inoculatore è il pungiglione che si origina dalla modifica dell'ovopositore, una struttura utilizzata dalle femmine per deporre le uova, che ha perso la sua funzione e si è trasformata in un apparato inoculatore di veleno. A differenza delle vespe, le api hanno autonomia dell'apparato velenifero, cioè l'ape muore dopo aver punto la sua vittima, poiché nel farlo perde il suo pungiglione, lasciando dietro parte del suo tratto digestivo. Nelle vespe ciò non avviene a causa delle differenze nella struttura dell'apparato inoculatore. Quando pungono con il loro pungiglione curvo, esso non si ancorano alla vittima e possono ritirarlo. Per questo motivo, non muoiono e sono in grado di difendersi e pungere più volte. Perché pungono le vespe? La risposta è semplice. La puntura è un meccanismo di difesa e predazione. Inietteranno veleno alla loro vittima solo se si sentono minacciate, poiché questo meccanismo è molto costoso in termini energetici. Le specie che sono predatrici pungono le loro vittime, paralizzandole, e alcuni adulti si nutriranno direttamente di esse, mentre altre le porteranno successivamente nei loro nidi dove serviranno da cibo per le loro larve. Tutte le vespe pungono? Non tutte le vespe sono capaci di pungere. In primo luogo, solo le femmine di questi insetti pungono con il loro pungiglione. In alcune specie, come la vespa gialla, entrambi i sessi possono causare ferite utilizzando le loro mascelle. D'altra parte, nelle femmine di alcune famiglie l'ovopositore non è stato modificato e continua a svolgere la sua funzione principale, depositare le uova. Molte specie di vespe, come quelle appartenenti alla famiglia Braconidae, sono parassitoidi di altri insetti e non pungono, ma usano il loro ovopositore per depositare le uova in altri insetti da cui si nutriranno le loro larve. Raccontaci, sapevi che le vespe non muoiono dopo aver punto, a differenza delle api? Fino alla prossima volta, ecologisti!